Ah, stai molto meglio con il vestito lungo da sera, vero? Allora, cosa facciamo? Allora, presento? Presento? Sì, come no, sei qui apposta. La rivista di questa sera è Oklahoma! Oklahoma! Eccola qua! La regina, la grande attrice, la piccola grande attrice. Senti una cosa, ma tu, noi la, abbiamo solamente fatto insieme la commedia, vero? Sì, siamo rimasti sul pianerottolo. Ecco, e se la rivista non l'hai mai fatta con me? Eh no, perché quando lei faceva la rivista io non ero ancora nata, artisticamente, però faccio una cosa, ti spiego com'è la rivista. No, io so tutto, mi sono documentata. Davvero? Chi è che ti ha documentata? Te diremo. Ah già, lui era già nato artisticamente. Oklahoma, la grande nave da guerra con 40.000 uomini di equipaggio, 3.000 ufficiali, un ammiraglio e un mercantile. Che sarei io, eh? Va bene, allora cosa facciamo? Vado a prepararmi? Sì. Vado a vestirmi? Anzi, siccome faccio sempre sparire qualche cosa, ho fatto sparire solo il cartone. Stasera mi faccio sparire io. No. Va bene? Sì. Sì. Tu devi stare attenta, eh? D'accordo. Allora c'è un po' di polvere di pin per il pin, là! Diavolo! Dunque, Oklahoma è figlia di un incrocio tra l'Oklahoma e l'Alabama. Come abbiano fatto due femmine a fare un figlio? Bah. Oklahoma è una grande corazzata che, pur essendo di cartone, non è mai andata a fondo perché è finta e sta sul palcoscenico di Macario che l'ha varata nel 1950 al Teatro Lirico di Milano. Questa nave gira in tutto il mondo, anche nei posti dove il mare non c'è. Eh sì, perché in rivista tutto è possibile. Allora salpiamo? Tutti a bordo con l'Oklahoma! Coraggio, René, tra poco sbaccheremo. Che posso farci se soffro mal di mare? Tenente, dov'è il mercantile? Era a prua, signor comandante. Ah, benissimo, signori ufficiali, ricordate che questa sera, appena arrivati a Rio, siamo ospiti nella fazenda di Don Alonso Donasimiento. Sarà preparato per noi un grande banchetto a base di specialità brasiliane. Il churrasco, feijoada... Per carità, comandante, non parlate di mangiare. Ma dico, non vi vergognate! Soffrire il mal di mare qui a bordo dell'Oklahoma. Lo sapete che l'Oklahoma è la nave più sicura che attraversa gli oceani. Antibeccheggio, antirulio, praticamente inaffondabile. Eccomi al cantiere, signor comandante. Ecco lo spalliero del mare.
Ammiraglio? Quale ammiraglio? Io sono comandante. 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 Comanda. Comando. Due birre. Silenzio. Cos'è quel salvagente? Non è un salvagente. Ma come no? Questo è un salvamè. Perché se salva la gente, poi è me chi mi salva. Ma salvare questa nave è inaffondabile. È già inaffondabile. Sì, signore. Infrangibile, incorreggibile, incorruttibile. Sai come lo chiamano il comandante? Dico mercantile, come ti permetti? Comandante, com'è il suo nome? Io mi chiamo Biagio. Ecco, ogni nave è un naufragio. Dico mercantile. Tenente Harris, mettetela ai ferri. No, sono mica una bistecca. Ho detto mettetela ai ferri. Ma che sono un odino? Comandante, perdonatelo, lui proviene dalla marina mercantile. Non mi interessa, che bisogna sfatare questa diceria. Provengo dalla marina mercantile. Silenzio! Soltanto per il fatto che io ero il comandante della nave Tigre, quando è affondata, ecco cosa si dice. E il gabbiano? Il gabbiano, è vero, ero al timone quando ha urtato contro uno scoglio, ma era assolutamente imprevedibile. E la corazzata Salonicco, che appena salito a bordo è colata piccola? Vabbè, non è stata colpa mia, certamente. Oh, insomma, basta mercantile! Oh. Non si arrabbi, non si arrabbi, comandante. Non mi arrabbi. Lui c'ha l'hobby, eh. Se uno c'ha un hobby, c'ha l'hobby. Ma io? Lui c'ha quell'hobby lì. Che ce ne può dire? No, dica la verità, comandante. Cosa? Lei comandava anche il Titanic? Il Titanic! Ma come potevo comandare il Titanic se è affondato nel 1912? Ah, ecco. Quello lo comandava mio zio. È un vizio di famiglia. Basta, mercantile, mercacacacantile! L'ha detto giusto. Hai visto? Oggi lo hai fatto arrabbiare. E stasera ci affonderemo. È affondato lui. Mercantile, ma sai che tu rischi la fucilazione? Io? Ma sì, ma lo sai che gli ufficiali vanno rispettati, vanno obbediti! Anche quando stanno male. Ah, stai poco male? Oh, porco cane, per star bene ci vuole un bel piatto di fagioli con le cudine. Oh! Oppure un bel piatto di lumache con il prezzemolo e l'aglio. Un bel piatto di trippo col pecorino sopra. No! Ma che fa? Fa la cura dimagrante. Ma quello sta male, tu gli parli di trippe, di fagioli, di cotiche. Ma quello lì sta sempre male. Anche l'altro giorno stava così male che voleva buttarsi in mare. Io gli ho detto, sta bravo, sta tranquillo, che con questo capitano qua non passa un giorno che andremo tutti a fondo qua. Oh, è perché lui pensava a fior di cielo. Chi è? Bella ragazza giapponese che lui conobbe l'anno scorso quando andammo in Giappone con la nave. Ah, sì? Sì, ma la sua vera disgrazia si chiama Patrizia do Nascimento Rivelino. Nascimento? Rivelino. Rivelino! Che è parente di Pelé, è quella della squadra del Brasile. Brasile, no, Brasile sì, ma è figlia di Don Alonso. Alonso? Alonso. Alonso. Alonso è un miliardario, quello che ci ha invitato tutti quanti. Alonso? Sì, la figlia è così innamorata che lo perseguita dovunque noi andiamo. La figlia di Alonso. Di Alonso. A me che me ne frega. No, mi dispiace per lui, poveretto, perché voi, i brasiliani sono focosi, eh? Sì. Questo ragazzo qua bisogna che stia attento perché ci può pure rimanere. Ce l'abbiamo poi qui, come ragazzo padre. Ma dimmi una cosa, mercantile, ma cosa facevi prima di imbarcarti? Ah, io ho fatto tutti i mestieri, bisogna fare tutti i mestieri per sapere vivere nella vita. Quello che mi piaceva era il lustrascarpe. Facevo il shoeshine. Shoeshiner! Al shoeshine. A momenti finisco in prigione. E perché? Perché una volta è venuto un negro a farsi lustrare le scarpe. E io lucido, non veniva mai lucido. Oh, frega che ti frega. Poi io ho spelato i piedi. Era scalzo, non me ne ero accorto. Mercantile. Ah, il mestiere del lustrascarpe, del shoeshine, è il più bello del mondo. Ma sì, tu sei libero, sei il padrone della strada, vengono tutti da te. Io a Brodo Chivai venivano tutti da me. A Brodo Chivai. A Broadway. Quello. Quando mi chiamavano Shusha, ero un poco il re della città, senza un soldo in tasca. Ma che fa? Donavo il buon umore da gran signor. Quando mi chiamavano Shushai, era tanto semplice campar. Una cicca mi faceva scordar se qualche dolor chiudevo in cuore.
poco re della città. Senza un soldo in tasca, ma che fa? Quando mi chiamavano Sciuscia. Esta chica es muy hermosa, es un fior de rosa que fa encantar. Esta chica es una muchacha que cuando bacha brrr, fa delirar. Ma la niña es super diosa, es amorosa con chi le va. Cuando un hombre es prepotente, es muy ardiente, no va por mí. Quiero un hombre più gentilito, muy distinguido, que aquí no c'è. Ma questi hombres son todos iguales, son animales, se salvo que. Ma nessuno que sea poeta se acontente de una canción. Ma una donna no fa nolieta, solo amando con corazón. Que cose que domandano gli uomini, questi uomini che cercano una cosa e non più. No, 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 ma un tramonto del Trinidad, los flores que profumano, non è un cielo blu. Da San Paolo fin giù a Santa Fe, da Asunción fino al Paragare, da Caracas a Rio de Chile. Ogni ombra fa sempre così. E che cos'è che domandano gli uomini, questi uomini che cercano una cosa e non più. Che cos'è? Non è la mano, no, il naso, no, il viso, no, il braccio, no, non è. Che cos'è? Non è il piede, la gamba, no, l'anca, la spalla, no, non è. Che cos'è? Non è il busto, non è il petto, il fianco, non è. Che cos'è? Non è la testa, la lingua, le ciglia, le labbra, ma... Ma allora, cos'è? Ciò che gli uomini vanno cercando è la bocca del loro amore, per poter sognare baciando questa samba di tutti i cuori. Un'altra uniforme sei un affare sao. Oh, vieni, fuggiamo insieme. Ti compro un'altra nave io, eh? Dai, Patrizia, ti prego. Ti hanno fatto, miraglio? Miraglio? Avevo detto papà che telefonasse a presidente. Dai, Patrizia, ma tu lo sai che il mio cuore batte più. Oh, sì, lo so, quella giapponesaccia, come si chiama? Fior di patata. No, fior di cielo, io gli ho fatto una promessa. Va bene, promesse di marinaio. Dai, non scherzare, tu sei giovane, ricca, bella. Se vuoi possiamo rimanere soltanto amici. Non me ne faccio niente della tua amicizia. Io per te ho lasciato perfino Mario Umbrano. Vabbè, io non posso darti altro. Senti. Ti faccio un'ultima offerta. Ti compro la Sardegna, vuoi? O preferisci la Corsica? Basta che andiamo a viverci insieme. No, non è possibile. Ah, va bene. Se la metti così, sai cosa ti dico? Mi arruolo nella marina, prendo il comando dell'Oklahoma, ti schiaffo in prigione e butto le chiavi a mare. Ma dai, cerca di ragionare, Fabrizio, non parlo. Signori ufficiali, volete fare un'offerta per le ragazze sedotte abbandonate dai marinai? Mi sembra una cosa doverosa. Ecco a voi. Grazie, comandante, $10. Permettete? Sì. Ma signorina, cosa fate? Vi offro $10 e diritto al bacio e al contrassegno. No. Grazie. Sono piuttosto emozionato. Se permettete vado a bere. Ma allora se le cose stanno così, ecco $20. Ed ecco a voi due dischi. Sì, e... Gio, io me ne ritorno a bordo. Ma se siamo appena arrivati. No, non è possibile, Patrizia mi perseguita, non è possibile. Ah, che troppa che niente. Avessi io una ragazza bella e ricca come lei. Volete bere qualche cosa? Grazie, comandante. Grazie. Ma insomma, marinaio, basta! Facciamo l'ultimo colpo! Ma non ho più dischi! Andiamo in un negozio! Ma no! Andiamo alla discografica! No! Andiamo sotto il portone! Ma no, uffa! Vedo che ti sei divertito con la ragazza dei baci, eh! Ho voluto aiutare le povere ragazze sedotte e abbandonate dai marinai! Chissà quanto ti è costato, eh? $10,000! $10,000? E come avevi $10,000? Eh già, avevo la paga tua, quella di René, la mia! Hai speso tutto? No, è rimasta la mia. E come farò quando arriverò a Parigi?
perché sbarchiamo a Parigi. Sbarchiamo? C'è mica il mare a Parigi, c'è il mare a Parigi? C'è il mare a Parigi? Ma no che non c'è il mare a Parigi. Hai detto c'è il mare a Parigi? No, ho detto c'è il mare per dire non c'è il mare a Parigi. A Parigi non c'è il mare. Non c'è? Ma no. No, ma se ci fosse. Se ci fosse ci sarebbe, ma siccome non c'è, non c'è. Delle volte uno non lo sa, ma se uno lì lo trova. Ma a Parigi non c'è il mare! Non ti arrabbiare. Tu come lo fai a sapere? E perché lo so? E chi te l'ha detto? E me l'hanno detto. Te l'hanno detto? Sì. Non c'è il mare. No, non c'è il mare. Guarda che se c'è il mare, quando arriviamo... Signor Borgo, facciamo immediatamente per la Francia. C'è una riunione importante alla NATO. Ci sono delle cose molto, molto importanti delle quali bisogna andare a fondo. Hanno scelto l'uomo giusto. Mercantile. Stai prendendo troppe confidenze per me, con me. Ricordati che per molto meno... Ho messo ai ferri un uomo quando ero comandante a bordo dell'Andrea Doria. Andrea Doria, la nave che affondò in collisione con la sua. Era in forma quel giorno. Mercantile! Insomma, basta! Sì, signore. Partiamo immediatamente per la Francia. Sì, signore. Ho l'impressione che lì, a Parigi, saremo in un mare di guai. In un mare di guai? Oh, hai visto che c'è il mare a Parigi? Guardi, Liacodo René si è squagliato un'altra volta. Ma io l'ho seguito anche qui a Parigi. No, non posso, non voglio rinunciare a lui. Sono stata abituata ad ottenere sempre tutto quello che ho voluto. Da piccola, per giocare con le bambole, mio papà mi ha comprato un balletto da Bolshoi. E adesso? E adesso questo ufficialoso di terza categoria che fa un prezioso con me, con Patrizia del Guardo Nascimento, che quando vuole una cosa ne ottiene cento. Ho girato tutto a Parigi senza trovarlo. Dove sei, René? Meu René, dove sei? Luna, tu non sai dirmi dov'è il mio René? La luna ti dirà che penso sempre a te, parlerà per me, ti sussurrerà buonanotte amore. La luna ti dirà se guarderai lassù, t'amo sempre più, t'accarezzerà coi suoi raggi il cuore. Come dico io, con tanti locali divertenti che ci sono a Parigi, proprio al Louvre dovevamo venire. Perché ho saputo che Patrizia è venuta a Parigi e un museo è forse l'unico posto dove non verrà a cercare. Ma quella ti trova dovunque, anche qui, ed è capace di regalarti la Gioconda. Figurati, meno male che non è in vendita la Gioconda. Perché la regalano? Ma mercantile. Ma dai, su. Souvenir, ricordi di Parigi, compratevi una cartolina. No, 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 qua, vedere. Ma che a noi le donne piacciono in carne ed ossa, non in fotografia. Non è roba per noi. Ma è roba chic, roba per turisti. Una cartolina a ricordo di Parigi, monsieur? Sì, grazie. La mando a mia zia. Pierre, lei è una donna tutta casa e chiesa, le mando i saluti affettuosi da Parigi. Che punto di Parigi è questa qua? Ma mon cher monsieur, c'est un petit souvenir de Paris. Ah, questo... Il Bois de Boulogne non lo è. No, 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 no! Forse la Place de la Concordia. No, 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 no! Ma ci sono quelle due collinette sopra. Ui, 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 ui! Che lo dice? Guarda un po' qui. Cosa dice? Questo qua è l'Arco del Trionfo o è il ponte del fiume Quai? C'è tutta una... Ma che Quai? Ma non vedi che sono cartoline licenziose? Licenziose? Ui! Avete visto? Ma
dai, roba dozzinale. La dozzina? E beh, una mezza dozzina mica le butti via, no? Però guarda, anche queste. Mica male, oui. Mi somiglia. Mi ricorda? Non esiste. Io l'ho già, ho già visto quella. Assomiglia tutto a un somiglio che ci pensi. Forse, messieurs les officiers, desiderano qualche explication. E perché no? Mercantile, vieni qua, ti dà la spiegazione. Vieni. Ci sono. È mio nipote Eustachio. C'è proprio, c'è una, c'è, assomiglia, ass, a tutto suo padre. C'è una, no, perché lui c'ha una, c'ha una. Sapevo io che mi veniva in mente chi era questo quello. Se le messie lo desiderano, ici a Paris vous pouvez avoir anche l'originale di queste opere. L'originale di queste opere? Di quelle opere? No. Il faut payer naturalement. Sì. 20.000 franchi. Ma subito, ecco qua. Oh, io voglio quella là. A vous, messieurs.